dal depuratore alle questioni legate all'imminente passaggio della TAV, alle isole ecologiche, al passaggio dei tir nelle strade dove non potrebbero, all'idea di creare dei baby pit stop a museo per rendere la città a misura di mamme. Queste tra le tante richieste che oggi i residenti del quartiere Ferrovieri, e non solo, hanno portato agli amministratori per la giunta in quartiere che si è svolta alla circoscrizione 7. Io qua della zona di Ferrovieri, io vengo anche da Sant'Agostino, sono soprattutto di viabilità. Abbiamo la strada che sembra essere a Kabul. Noi siamo vicini al depuratore, che è un eterno problema che abbiamo da tantissimi anni. E c'è anche sulla viabilità da fare, perché continua a passare i tir per via Sant'Agostino che non potrebbero. Tavolo di confronto per una progettazione complessiva del quartiere, dei servizi. Il problema di questa zona è anche che confiniamo con i comuni di Arcugnano e Altavilla, che hanno una raccolta diversa come orari e tutto, per cui è facile che tanti anche dai comuni limitrofi passando si trovino qua. L'idea, la proposta è quella di istituire dei baby pit stop all'interno dei musei civici e degli uffici comunali, quindi luoghi nei quali le mamme o chi si occupa dei bambini possono allattare e cambiare i piccoli nel momento del bisogno. Allora, io vengo dalla zona Cattane, siccome ci sono molti mezzi pesanti che passano lì, di mettere un dissuasore per il traffico, per rallentare un po' il passaggio dei mezzi pesanti. E intanto è annuncio odierno che proprio la sede della circoscrizione 7 sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'immobile di via Vaccari per porre fine al problema delle infiltrazioni.